Ciao, sono Marco. Oggi voglio parlarvi di un argomento che sta a cuore a tantissimi di voi. Lo so perché nel mio tutorial Sono Off Dual, come alzare e abbassare una tapparella, mi avete scritto in tantissimi, tutti facendomi la solita domanda. Come posso alzare e abbassare la tapparella stando seduto sul divano, ma nello stesso tempo mantenendo il bottone a muro? Oggi lo scopriremo grazie a questo relè che si chiama Emilo, che io sto già testando da più di 2 settimane, volevo prima testarlo, prima di parlarvene. Ecco, si può fare dei collegamenti tenendo anche il bottone a muro, tenendo il bottone a muro collegato a esso semplicemente con 2 fili. Oggi vedremo come si collega, se ho tempo lo devo rimontare perché questo l'ho smontato dalla Claire della macchina per ritirare la macchina. E vi farò vedere come funziona, vi farò vedere come si programma il telecomando, perché funziona in 3 modalità, col bottone, col telecomando, o in teoria si può usare anche con lo smartphone. Però per utilizzarlo con lo smartphone bisogna avere un accessorio che si chiama Broadlink. Io l'ho già ordinato, ma purtroppo non mi è ancora arrivato. E quando mi arriverà farò un tutorial, vi farò vedere tutto quello che ho montato a casa mia e che si può collegare con il Broadlink, che sono accendere e spegnere la luce. L'ho collegato al cancelletto con, se vi ricordate, con l'Emilo 12 volte. E niente, adesso anche con questo. Quando mi arriverà lo collegheremo, vi farò vedere come si imposta e come si possono impostare anche i vari telecomandi, perché questo oggetto non funziona solamente con questi relè, ma funziona con qualsiasi telecomando che avete a casa. Quindi si può programmare, io penso di programmarlo con la stufa a pellet. Così almeno prima di arrivare a casa, col telefono d'inverno, clicco e faccio accendere la stufa, almeno quando arrivo a casa è già riscaldata. Si può collegare anche la televisione, la radio, qualsiasi cosa. Niente, adesso vi faccio vedere un collegamento, come si collega, come faccio solitamente. Se vedete i miei tutorial, sapete che prima vi faccio vedere uno schema fatto a penna, così è più semplice. E poi vi farò vedere la macchinetta collegata. Questo è il collegamento. Sembra un casino, ma invece non lo è. È abbastanza semplice. Comunque vi possono aiutare anche le istruzioni che trovate, nella scatola. Allora, partiamo con la spina. Dalla spina usciranno 2 cavi, quello blu e quello marrone, che è la fase. I cavallotti li faremo con questi. Vedete, questo e questo saranno questi 2 cavallotti. Il blu, facciamo prima il blu che è più semplice. Dal blu si faranno 2 cavallotti, uno che va direttamente al motore e l'altro che va nel relè, nella parte in alto, vedete, che comunque c'è scritto N, che sarebbe il neutro. Poi dalla spina uscirà la fase, che è quello marrone, che è l'unico che è un po' complicato perché si divide in 4. I fili sono 4, come vedete, 1, 2, 3, 4, ve li ho segnati qua. Allora, la spina esce, fate praticamente un cavallotto e fate uscire 3 fili. Uno andrà nel relè in alto per dargli corrente al relè, l'altro andrà nel numero 2, come vedete. Nel numero 2, che poi ci sarà un cavallotto che vedremo più avanti, e poi dopo c'è l'ultimo filo che è quello che dà corrente al bottone. Vedete, il mio tasto ha 4 fori. Io lo faccio entrare qua e poi farò un cavallotto qua. Quindi, cosa vuol dire? Che porterà la corrente dal punto dove ho fatto entrare io il filo, ma la corrente ce l'avrà anche nell'altro punto. Poi cosa facciamo? Dal motore usciranno i 2 cavi, che sono quelli per far salire e far scendere. Uno lo posizioniamo in un punto del bottone e il marrone, che era il nero, quell'altro vedete, è scritto nero, e il marrone nell'altro punto del tasto. È semplicissimo. Poi facciamo col relè. Il relè, i colori ve li ho fatti rossi. Anche i fili, dopo quando vi farò vedere, li ho fatti rossi, così almeno mischiamo meno colori. Allora, vi ricordate che il marrone arriva nel punto numero 2? Ecco, nello stesso punto ci sarà anche un cavallotto.
che andrà al numero 5, che vuol dire che porterà la corrente dal 2 al 5. Perché porta la corrente dal 2 al 5? Perché nel numero 2 praticamente noi entriamo e poi nel numero 3 usciremo. Usciamo e andiamo a finire in un tasto. Poi portiamo la corrente, come avevo detto, dal 2 al 5, entra nel 5 e praticamente poi esce nel 6. E nel 6 cosa fa? Andrà nell'altro tasto. Come vedete è semplicissimo. Ora ve lo faccio vedere come li ho montati io. Allora, partiamo col cavo della corrente. Ah, mi sono dimenticato di dirvi che nel cavo della corrente, nel vostro, uscirà anche la terra e quindi il cavallotto. Ci sarà anche il cavallotto con la terra direttamente che va collegata al motore. Comunque, come vedete, questo è un campione, quindi anche se c'ha due fili non mi interessa, era giusto per provare. Esce il cavo blu. Cavo blu, facciamo il cavallotto. E dal cavallotto cosa succede? Che si collega direttamente al motore, questo è il filo del motore, e poi al relè, vedete, in quello in alto, cioè in questo caso in basso, in alto perché io nella scatoletta l'ho montato per così. Poi, sempre dalla presa, uscirà quello marrone, faremo un altro cavallotto con quattro cavi. Un cavo che vedete che mi si è staccato e lo colleghiamo subito al relè, che è quello che praticamente porta la corrente al relè. Un altro cavo marrone che va nella presa, vedete che va in mezzo, e poi farò un cavallotto che va dall'altra parte. Quindi cosa fa? Porto la corrente al tasto, e però andrebbe solo se schiaccio col bottone verso l'alto, se schiaccio quello in basso non va, quindi fatto un cavallotto, quindi col cavallotto se schiaccio l'altro bottone mi porta la corrente di lì. E poi c'è l'ultimo cavo, che è questo, vedete, che va nel numero 2, come vi avevo spiegato prima. Semplicissimo. Poi vedete che ho fatto i cavi rossi, come vi avevo spiegato. Questo è un cavallotto. Nel numero 2 c'è un cavallotto che va dal 2 al 5, che è questo. E poi dopo ci sono le due uscite, come vedete, dal 3 che va collegata in un punto del tasto e poi dal 6 che va collegata all'altro punto del tasto. Insieme a queste due uscite ci sono gli altri due cavi che escono dal motore, che sono il nero e il marrone. Come vedete è abbastanza semplice. Ora lo testiamo, poi vi faccio vedere come si programma il tasto, perché il tasto ha tre modalità, perché questo oggetto si può usare anche per altre cose, tipo le tende, per altri apparecchi, per altre apparecchiature. Noi lo useremo con il motore e con il motore si dovrà programmare come si chiama, con la terza programmazione. Se vi ricordate, vi avevo già fatto vedere nell'altro tutorial come si programma, comunque ve lo farò rivedere di nuovo. La programmazione è semplicissima, ci sono tre tipi di programmazione per il telecomando. Allora, bisogna schiacciare questo bottone, bisogna tenerlo premuto, questi due colori, questi due LED, verde e rosso, lampeggeranno una volta, lo lasciamo, schiacciamo il bottone qua, uno dei due bottoni, rischiacciamo questo fin quando si accende la luce e questa è la prima programmazione. Tenendo sempre il tasto premuto più a lungo, quando si accenderanno due volte questi, per due volte, noi rilasciamo, schiacciamo questo, poi rischiacciamo questo tasto fin quando la luce rossa non si accende, è la seconda programmazione. Per la terza programmazione, che è quella che interessa a noi, che praticamente bisogna tenere premuto fino a quando questi non lampeggeranno per tre volte, noi rilasciamo, schiacciamo il bottone e rischiacciamo questo. Rischiacciamo questo, quando si accenderà ancora la luce rossa, come si dice, vuol dire che il pulsante è programmato. Ora la faremo, così vi faccio vedere. Teniamo premuto. Prima programmazione. Seconda programmazione. Terza programmazione. Lasciamo. Schiacciamo il bottone, rischiacciamo il bottone qua fino a quando non si accende. Perfetto.
Proviamolo prima con il bottone, vedete, così scende. Fino a quando terrò premuto il tasto, il motore girerà. Appena lascio andare, si ferma. E poi dall'altra parte. Il tasto è stato programmato in maniera giusta. Ora proviamo con i bottoni, sali e scendi, che sono qua. Spostiamo il relè. Perfetto, funziona tutto come dovrebbe funzionare. Grazie per avermi seguito, spero che vi iscriviate al mio canale, così almeno quando ci sarà mi arriverà il Broadlink, che collegherò tutto insieme per fare la domotica, vi arriverà un messaggio con il video. Grazie mille, buona serata.